Madonna! Le donne. E voi avete detto? Io ho detto le donne. E no, state scherzando. Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Noi in diretta qui su Radio.0 per fare un po' il punto della situazione sul Napoli. Io sono davvero contentissimo di avere in diretta con noi colui il quale ha scritto la storia del Napoli in termini di gol, perché era un grande bomber, faceva la differenza sotto porta, faceva tremare un po' tutti di testa e anche di piede. E Beppe Savoldi, buon pomeriggio bomber! Grazie, grazie soprattutto per i complimenti. Lo sai che sono sinceri, quindi sarei anche così fuori luogo a dire che li ho pensati in questo momento, anche perché te li ho fatti sempre dal vivo. Beppe, parlando del Napoli, si sta lavorando per il futuro. De Laurentiis dice i tre gioielli non si toccano, è un punto di partenza importante per costruire poi una stagione da Champions. Mi pare logico, anche perché i tre gioielli con gli altri giocatori hanno fatto grande il Napoli, quindi bisogna partire da questa base. Il Napoli ha in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, messo delle radici importanti, è inutile poi estirpare delle basi così radicate in profondità sulle quali puoi far crescere una squadra importante. Adesso il Napoli è in Champions e quindi deve dare solidità a questo gruppo, a questa squadra, e quindi è inutile che si tolgano degli elementi importanti, anzi da questi bisogna aggiungere altri elementi importanti per fare ulteriormente grande il Napoli. E da attaccante ad attaccante, un Trezeguet come vice Cavani, come lo vedresti? Trezeguet è stato un grandissimo giocatore, quest'anno ha fatto discretamente bene in Spagna, è un uomo che ha giocato in campo europeo, in campo nazionale e internazionale, e quindi è una grande esperienza, un giocatore che può sicuramente far comodo al Napoli. È chiaro che da lui non si può pretendere che possa giocare tutto un campionato. È chiaro che Trezeguet va dosato, va messo in campo con un giusto criterio, appunto per l'età, però va messo in campo per la sua esperienza. Io credo che per la sua esperienza in campo internazionale possa dare sicuramente un grosso contributo. Beppe, in base a quello che è un po' la tua esperienza, quindi ripeto un termine che hai pronunciato poco fa, come hai vissuto la vicenda Mazzarri? Tutto si è schiarito poi nel migliore dei modi, si è andato avanti per questa strada, con questo matrimonio. Credi che sia stata la soluzione migliore per il bene del Napoli? Beh, io non so cosa ci sia stato, ci sia stato qualcosa di importante, ma al di là di quello, cioè io ho vissuta così come una grande sceneggiata napoletana, no? Che probabilmente tutte e due erano d'accordo, tutte e due magari avevano qualcosa di vero da dirsi e qualcosa da nascondere, qualcosa da mostrare e non da mostrare alla gente. Però tutto sommato credo che questo matrimonio doveva andare avanti perché in un modo o nell'altro, io parlo di Laurentiis e Mazzarri, hanno fatto molto bene. Adesso, anche perché adesso sul mercato non c'erano allenatori importanti, allenatori che avessero delle esperienze in campo internazionale, sicuramente che avessero più esperienza di Mazzarri. Comunque dico, tutto sommato
va bene così, dai, ecco, è stato un... È stato alla fine un, una conclusione, se vogliamo, particolare, no? Perché a un certo diciamo punto... che è stato, allora, diciamo che è stata una conclusione di interessi, via, dai, ecco. Diciamo che magari due non si sono, per un, si sono amati per un periodo di tempo, poi si sono sono trovati senza amore per un periodo, come, come tutti i matrimoni, ci sono periodi di crisi, e hanno visto che potevano unirsi per gli interessi, gli interessi del Napoli. Io credo che, ecco, diciamo, no, come un matrimonio che va perso tra due persone, tra marito e moglie, e magari c'è un figlio importante che ha grandi qualità, grandi doti, come il, la squadra, e allora a questo punto vale la pena di continuare, di stare insieme. Fantastico, Beppe, tu lo sai che a Napoli siamo un popolo di sognatori, allora ti volevo chiedere, con grande serenità, adesso il Napoli si trova in Champions League, un traguardo importante, un traguardo esaltante se vogliamo per la piazza che è cresciuta nel corso del tempo, perché ha sempre aspettato la squadra, non ha mai mugugnato quando c'era qualche risultato poco soddisfacente. E allora ti chiedo, dovendo sognare un colpo da Champions al posto di De Laurentiis, lo faresti, nel senso un nome importante, che ne so, un Sanchez, anche se il giocatore è ormai accostato al Barcellona, quindi stiamo parlando di una squadra di livello internazionale, oppure come ti comporteresti, come andresti avanti sulla campagna acquisti, perché la base forte c'è della squadra indubbiamente, però è andato via Pazienza, quindi sicuramente qualcosa a centrocampo va fatto, serve qualche puntello di esperienza. No, no, ma dicevo prima, Trezeguet va bene, anche perché lui non pretenderà sicuramente di giocare tutto il campionato, e allora qualche partita per potersi ritrovare, qualche partita da giocare in campo internazionale, sicuramente lui il suo contributo se lo darà. Però questa squadra, questo organico non va cambiato, vanno inseriti dei giocatori che possono essere in alternativa. È chiaro che se tu prendi Sanchez, è chiaro che devi penalizzare Lavezzi, devi penalizzare Cavani o Amsi, questo è fuori dubbio. Però da come la vedo io, insomma, non credo che in questo momento Sanchez era portato dal Napoli, insomma ci sono dei club che sono disposti a tirar fuori il doppio di quanto il Napoli possa dare, da quello che possa intuire. Quindi io prenderei i giocatori da Napoli in alternativa appunto a Venezia, Cavani e Ramsic, quindi giocatori che siano la portata non solo economica ma anche di gestione da parte dell'allenatore, perché se viene un Sanchez è chiaro che se lo paghi 40 milioni di euro lo devi far giocare, certo. Chi lasci fuori? Lasci fuori Lavezzi? Assolutamente fuori... no. Allora, qui si pone anche un grosso problema. Quindi stai disegnando l'identikit di un Giovinco, per fare un nome così. Bravissimo, guarda, tu hai detto un giocatore che secondo me è in crescita, un giocatore che secondo me può fare, perché siccome è anche un bravo ragazzo, non ha grandi pretese, è un giocatore che potrebbe far comodo al Napoli, anche perché per le sue caratteristiche fisiche si avvicina molto alla Vetti, no? E potrebbe essere una grande alternativa. Esatto, io sono perfettamente d'accordo con Beppe Savoldi, anche perché poi si stanno facendo tantissimi nomi, però di concreto, in base a quello che abbiamo raccolto, per esempio... nomi come Caracciolo, ma anche Giaccherini, per ora non c'è niente di concreto, appunto, quindi sparare nomi a raffica non mi sembra la cosa più corretta verso chi ci sta ascoltando. Tra l'altro, Beppe, parlando proprio di Giovinco, il calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, perché ha detto io a Napoli verrei di corsa, sarebbe sicuramente un qualcosa di importante, mi ritaglierei uno spazio con la massima umiltà, la massima serenità, poi si sa che nel calciomercato può succedere di tutto. Mi sembra l'atteggiamento giusto, no? Che deve tenere un calciatore. Giovinco, come ti dicevo prima, un bravissimo ragazzo, posato, è un ragazzo che ragiona, un ragazzo con la testa sulle spalle, e quindi un ragazzo che sicuramente
può essere comodo al Napoli, al di là non trascurando le sue qualità. Perciò credo che sia la persona, il giocatore giusto, anche se stamattina ho letto sul giornale, quotidiano sportivo, che diceva io sto bene a Parma. È chiaro che le sue dichiarazioni, come qualsiasi altro giocatore, fin tanto che è in una società, e in questo caso io dico, se è a Parma dice sto bene a Parma. È chiaro che se ci fosse il Napoli di mezzo cambia la musica, sarebbe pronto a fare valigia. E allora io ringrazio Beppe Savoldi per essere stato in diretta. Grazie qui con noi, grazie mille Beppe, ciao. Buon Bomber. Ciao. Madonna. Le donne. Io ho detto le donne. State scherzando, non lo dite più una parola del genere, sapete, voglio mai uscire. Io ho detto le gomme. My amore. Tu fanno gomme, di sicuro si va. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna Arzano-Napoli.